Esaminiamo quindi oggi questa manovra di bilancio che, come purtroppo sappiamo, si inserisce in un quadro contrassegnato dalla pandemia da Covid-19 e dai suoi effetti oggettivamente devastanti sulle nostre comunità. Effetti che, al di là del loro drammatico impatto sanitario, si sono tradotti innanzitutto in una crisi economica e occupazionale e sanitaria, senza precedenti da dopoguerra, sia per gravità sia per estensione territoriale, avendo assunto fin da subito una dimensione globale. Una crisi che è tuttora in corso e al momento, senza dubbio, non ancora superata e forse non ancora conclusa. Ma oltre la crisi, oltre ai colpi durissimi inferti alle nostre economie, oltre ai cambiamenti del tutto inattesi e improvvisi, apportati ai nostri comportamenti individuali e collettivi, la pandemia ha prodotto o anche ha comunque rafforzato la consapevolezza che è possibile reagire. Questo non significa solo invocare la ripartenza o anche sostenere con risorse e misure normative una ripartenza qualunque. Questa volta invece non è maturata solo la volontà di ripresa, ma la consapevolezza che la ripartenza dovrà avvenire sulla base di nuovi e diversi obiettivi o non ci sarà ripartenza. Non dobbiamo solo ricominciare a lavorare, studiare, produrre, crescere, vivere, ma soprattutto dobbiamo farlo in modo diverso. Ripartire significa questa volta andare in una direzione diversa da quella lungo la quale siamo stati fermati. Lo testimoniano questi 3 giorni di sedute assembleari dedicate innanzitutto a provvedimenti non solo dai contenuti oggettivamente pesanti, ma anche accomunati dalla compresenza in ognuno di essi di temi troppo a lungo tenuti lontani e fino a ieri presentati come contrapposti. Domani torneremo a confrontarci, per esempio, sul patto per il lavoro e per il clima, che al di là dei suoi contenuti prova a tenere insieme, poi vediamo se ci riuscirà, non è scontato e non è una sfida banale, ambiti separati e quasi opposti fino a pochi mesi fa. Oggi invece affrontiamo la manovra finanziaria regionale, una manovra nella quale, grazie anche al nostro contributo del Movimento 5 Stelle, si potranno cogliere segnali di quella necessità di cambiare la rotta, di tenere assieme indissolubilmente ambiente, sostenibilità, equità, col lavoro, produzione e sviluppo. Nel confronto nelle commissioni è emersa per noi l'esigenza di dover interpretare questo bilancio come un'occasione di cambiamento, per agire sulle criticità evidenti del nostro territorio. L'Emilia-Romagna, cioè la sua società, i suoi cittadini, le sue imprese, raccolgono da sempre risultati importanti su molti fronti, nell'occupazione, nella capacità di stare sui mercati internazionali e nell'orientamento alla costituzione di imprese. Ma non ci sono solo luci e record. Ci sono anche problemi gravi e reali che minano la tenuta della nostra comunità, la sua coesione e la sua prospettiva di crescita e sopravvivenza. E la politica deve avere la capacità di vederli, nominarli, individuarli e affrontarli, senza nasconderli e senza nascondersi. Parlo e penso quindi all'emergenza climatica ambientale, quella che rende per esempio l'area della nostra regione, parte integrante del bacino padano, una delle più inquinate d'Europa, e che ha avuto un ruolo anche nella maggiore diffusione del contagio da Covid-19 proprio nelle nostre città. Emergenza ambientale significa anche acqua, quella dei fenomeni alluvionali, troppo frequenti, di cui abbiamo parlato purtroppo anche poche sedute fa. O quella che manca nei periodi divenuti più intensi e prolungati di siccità, richiedendo modalità di conservazione, di regimentazione, di utilizzo industriale, civile, agricolo o turistico, molto diverse dalle attuali. Acqua che viene dispersa o utilizzata in modo non appropriato. Emergenza ambientale significa anche gestione del territorio, programmazione degli insediamenti, inversione del processo di consumo di suolo. Significa destinare risorse per la prima grande opera di cui il nostro territorio ha bisogno, la manutenzione delle infrastrutture esistenti. Significa investire in mezzi sostenibili per la mobilità, capaci cioè di consentire l'altissimo numero di spostamenti quotidiani nelle nostre comunità, senza contribuire però alle emissioni di sostanze inquinanti nocive come quelle dei mezzi a combustione. Il bilancio della Regione, lo dico oggi, ma vale anche per gli appuntamenti futuri, in particolare a seguito della drammatica esperienza della pandemia che stiamo ancora contrastando, deve affrontare con decisione questa emergenza, individuare strumenti e risorse per risolverla, invertendo la rotta che sta portando al progressivo consumo delle risorse del territorio, assicurando condizioni di crescita sostenibili. Uno sviluppo che richiede fortissimi investimenti nella digitalizzazione in favore delle medie, piccole e piccolissime imprese, quelle che possono restare competitive e capaci di produrre innovazione e ricchezza per tutti, se saranno messe nelle condizioni di competere e quindi di disporre del know-how indispensabile di affrontare anche le strategie di commercializzazione proprie di un mondo in cui l'e-commerce è parte preponderante negli scambi.
A fronte di qualche segnale che riconosco non va sminuito, penso alle risorse per l'elettrificazione delle linee regionali, obiettivo a cui abbiamo contribuito anche nella scorsa legislatura come Movimento 5 Stelle, penso alle risorse per rendere sostenibile il parco auto dei comuni. Sul lato ambientale si può e si deve fare di più. Non nascondo poi che ogni valutazione sul pacchetto bilancio è senza dubbio resa particolarmente complessa, penso per tutti noi, ma in particolare per i gruppi più piccoli, dall'assembramento di provvedimenti importanti da approfondire, discutere, emendare e votare nel giro di pochi giorni. Probabilmente, avendo avuto più tempo per affrontare la complessità di questa manovra di bilancio, si sarebbe potuto arrivare anche a riflessioni diverse rispetto a quelle di oggi. In questa sede quindi mi limito a sottolineare alcuni segnali importanti, fra quali in primo luogo, valutando anche le parole positive del sottosegretario Baruffi rispetto al mio question time di ieri, rispetto appunto alla condivisione di un processo reale di riconversione del parco veicolare nella nostra regione, scegliendo quindi con chiarezza la strada dell'elettrico, un passo in avanti positivo, da cui prendo le mosse da questa considerazione per introdurre gli ordini del giorno che ho presentato appunto su questo pacchetto bilancio. Infatti, collegato all'oggetto 2067, cioè alla legge di stabilità, troverete l'ordine del giorno numero 2 che ho depositato assieme ai colleghi Rontini, Taruffi e Zamboni per tradurre in impegno chiaro, esplicito e derivante dall'Assemblea l'esigenza di orientare 3 milioni di euro provenienti dal Fondo Investimenti per gli Enti Locali alla riconversione del parco veicolare dei comuni, delle province e delle città metropolitane. L'ordine del giorno prevede proprio l'incentivazione per gli autoveicoli ad alimentazione elettrica e comprende in questa possibilità anche i mezzi della polizia locale. Un altro ordine del giorno che abbiamo condiviso riguarda l'attenzione che deve essere assicurata ai comuni impegnati nella gestione dei centri di formazione professionale. Sono gli 8 centri di formazione pubblica esistenti nella nostra regione. E quindi l'ordine del giorno 2066/3 vuole ribadire la loro fondamentale funzione anche in relazione alla gestione sul piano delle politiche attive del lavoro e dell'occupazione proprio in questa fase contrassegnata dalle conseguenze della pandemia. La formazione professionale è parte fondamentale delle strategie per affrontare e superare la crisi, anzi per rifare il nostro modello di sviluppo. E in questa operazione la Regione deve assicurare la necessaria attenzione anche sul piano finanziario al sistema pubblico dei centri di formazione professionale nell'ambito del complessivo sistema formativo regionale. E infine l'ordine del giorno 2068/10 che agisce invece nel campo delle guide turistiche, nonché delle guide escursionistiche ambientali e degli accompagnatori turistici. Si tratta di un ambito di attività colpita in modo durissimo dagli effetti della pandemia. La proposta dell'ordine del giorno interviene su due fronti, oggetto di riflessione con gli assessori Corsini e Felicori, vale a dire l'esigenza di orientare anche verso questa attività il quadro di interventi in favore del sostegno e della qualificazione dei settori investiti dalla crisi e oltre a ciò un percorso innovativo per ripartire, vale a dire la possibilità di sostenere anche attraverso l'azione di APT, servizi e delle destinazioni turistiche, un programma di visite virtuali particolarmente utilizzabile dalle scuole, da futuri visitatori e anche da realtà come le CRA. Mi scuso se sono inciampata nell'esposizione, ma veramente affrontare questo bilancio con questo caldo e con queste mascherine è particolarmente complicato.